Buongiorno a tutti dal telegiornale di Toscana TV, un'apertura, purtroppo ancora un incidente mortale sul lavoro. Il corpo dell'uomo è stato trovato ieri sera alle 20:30, probabilmente l'incidente è avvenuto prima. Pensate che siamo nel Pisano, che ben ieri sono stati 6 i morti sul lavoro. Un agricoltore è stato decapitato dalle lame di una trebbiatrice, un uomo di 54 anni, un agricoltore, stava lavorando nella sua azienda a Ponte Asserchio, proprio nel Pisano, e l'uomo è stato decapitato dal macchinario che stava provando a riparare. E ora la politica, il PD toscano ha annunciato la composizione della nuova segreteria regionale, diverse conferme, qualche nome nuovo. Ma l'ala zingarettiana del partito non ci sta e chiede una discussione aperta. Alessio Poggioni. Il PD toscano, a poche ore dalle elezioni amministrative, annuncia a sorpresa la nuova squadra del partito, suscitando stupore e qualche malumore nella frangia zingarettiana della formazione, tanto che l'ex sfidante di Bonafè e membro della segreteria nazionale Valerio Fabiani ha subito tentato di depotenziare l'annuncio. Questa non è la nuova segreteria, ma la proposta di Bonafè su cui lavoreremo nei prossimi giorni, ha scritto in una nota. Eppure l'annuncio di Via Forlanini era stato chiaro, un segnale importante, si legge, di unità e compattezza in vista degli importanti appuntamenti elettorali delle amministrative e delle suppletive di Siena e Arezzo. I nomi della nuova squadra dunque saranno i seguenti, tra new entry e riconferme: Simone De Rosas, Emiliano Fossi, Federica Fratoni, Stefania Lio, Marco Meacci, Massimiliano Pescini, Simona Rossetti, Marco Simiani, Benedetta Squittieri, Andrea Vannucci e Elena Zambito. A fare da coordinatore resterà il consigliere regionale Massimiliano Pescini. L'annuncio della nuova segreteria arriva praticamente alla vigilia delle elezioni amministrative, che rappresentano per il PD nazionale, ma anche per quello toscano, un banco di prova importante, da un lato per capire quanto l'alleanza con il Movimento 5 Stelle può divenire strutturale in futuro, dall'altra per consolidare il proprio consenso in città importanti. Nella nostra regione in particolare, le elezioni a Sesto Fiorentino saranno la cartina tornasole di quanto il centro-sinistra riunito, dopo anni di spaccature tra PD e LeU, possa essere gradito agli elettori. E ora parliamo di scuola, ma di un progetto veramente innovativo. Siamo a Firenze, all'Istituto Sassetti. Per noi c'è Chiara Valentini, si trova proprio davanti a questo istituto. Stamattina c'è stata proprio l'annuncio, la presentazione, ma ci racconta tutto lei. Buongiorno Chiara. Buongiorno Teresa, buongiorno a tutti. Sì, stamani l'assessore Sara Funaro insieme al sindaco Nardella sono venuti proprio in visita all'Istituto Sassetti per parlare col dirigente scolastico delle modalità con cui verrà attuato questo progetto, che è veramente, come dicevi, innovativo. La prima volta a Firenze e probabilmente anche la prima volta in Toscana, se non addirittura in Italia. Di cosa si tratta? L'istituto Sassetti, dove ci troviamo, è un istituto in una zona, potremmo dire, di frontiera, forse avremmo detto una volta, siamo a Novoli. In questo quartiere ci sono molti bambini, anche stranieri, così come del resto i ragazzi delle superiori che frequentano questo istituto. Circa il 50% di loro è di origine straniera, lo sottolineiamo perché poi naturalmente, come sappiamo, sono italianissimi, anche molto più di noi. Ebbene, in questo istituto, che è un istituto professionale, verrà sperimentato un ciclo di alternanza scuola-lavoro, probabilmente ci vorranno ancora dei mesi, che consiste nel fatto che i bambini del quartiere verranno qui a scuola in spazi appositamente dedicati sia dentro che fuori, e a farli da tutor saranno proprio i ragazzi delle scuole superiori del Sassetti. Per loro costituirà appunto crediti per l'alternanza scuola-lavoro e per i bambini del quartiere un'ottima, una validissima esperienza di socialità con i più grandi e soprattutto di tutoraggio in orari extrascolastici. Lo ricordiamo, il Sassetti ha un indirizzo commerciale, un indirizzo sociosanitario, anche un tecnico turistico. Naturalmente saranno soprattutto i ragazzi dell'indirizzo sociosanitario ad essere coinvolti, ma anche per esempio quelli del commerciale, che si occuperanno di tutta la parte economica. Di questo ci ha parlato proprio il dirigente scolastico del Sassetti insieme all'assessore Funaro, ascoltiamoli. Verrà creato proprio uno spazio stabile all'interno della scuola, sia uno spazio al chiuso, quindi un'aula dedicata, sia uno spazio all'aperto, quindi una parte del giardino, che verrà aperto negli orari in cui i bambini non sono a scuola e nei momenti anche in cui le scuole magari sono chiuse, quindi durante le vacanze natale, durante le vacanze estive, e i nostri ragazzi appunto in orario extracurricolare svolgono
svolgeranno lì questa attività. Chiaramente per i nostri ragazzi si tratta anche di un'attività di alternanza scuola-lavoro che è prevista nel percorso scolastico, però vogliamo appunto che diventi un qualcosa di stabile e duraturo nel tempo, quindi una vera e propria impresa didattica che è gestita dai ragazzi non solo dal punto di vista dell'attività, perché i nostri ragazzi per esempio del commerciale si occuperanno della parte di gestione finanziaria ed economica di questa azienda che stiamo mettendo in piedi, i ragazzi del turistico della promozione. Allora, come partecipa il comune? Se avete già un'idea di in questo quartiere quanti bambini potrebbero partecipare a questa attività? Allora, ne abbiamo parlato col dirigente scolastico, abbiamo fatto un punto proprio su questo, anche per cercare di trovare la modalità per segnalare attraverso le scuole, attraverso i nostri uffici, anche quei bambini che hanno bisogno di recuperare, quei bambini che si sono trovati in difficoltà sia nell'apprendimento sia da un punto di vista emotivo durante il periodo della pandemia, per cui ci coordineremo per dare la prima opportunità ovviamente a quei bambini. Per quanto riguarda quanti bambini potranno essere ospitati, ovviamente questo sarà argomento di confronto e di discussione con la scuola in base a quanti ragazzi faranno il tutoraggio, agli spazi disponibili, e l'idea è quella di iniziare con una prima fase sperimentale. Ci sono altre esperienze di questo tipo a Firenze? No, questa è in assoluto la prima esperienza di questo tipo, per cui dove all'interno di una scuola la scuola diventa spazio giochi per i bambini. Ecco, naturalmente quando parliamo di scuola si parla anche di sicurezza per i nostri ragazzi, e proprio il sindaco Nardella aveva lanciato l'idea di dare la FPP2 ai ragazzi gratuitamente. Roma ha risposto che costa troppo, come comune stanno cercando se è possibile di trovare anche uno sponsor, ma insomma diciamo che l'operazione non è semplice, però c'è sempre il Green Pass, e proprio a te che lo hai intervistato sembra che il sindaco sia favorevole a utilizzare il Green Pass sui mezzi pubblici, e quando parliamo di mezzi pubblici parliamo per esempio degli autobus della mattina, che tutti noi siamo andati a scuola e sappiamo quanto sia, come dire, frettolosa, e nonostante il Covid insomma questa cosa rimane ancora. Sì Teresa, diciamo che dall'inizio, da quando il Green Pass ha cominciato a circolare in maniera importante, ormai lo sappiamo è esteso praticamente a tutti e a tutti i luoghi, ma all'inizio una delle contraddizioni principali di questa nuova misura governativa riguardava proprio il trasporto pubblico locale, perché si diceva perché nei treni a lunga percorrenza e negli autobus banalmente no. Il motivo era proprio logistico, di difficoltà di controllo. Ora il sindaco Nardella, soprattutto preso dall'entusiasmo di molti ragazzi, quella scuola Sassetti che stamattina gli hanno detto noi lo vorremmo dappertutto il Green Pass, ha detto sì effettivamente perché non nei mezzi pubblici? Difficile il controllo, lui dice basterebbe una macchinetta che, davanti alla quale passare il cellulare, certo sembra abbastanza difficoltoso, ma sentiamolo proprio su questo. Guardi, purtroppo non abbiamo avuto una risposta positiva al momento, speriamo arrivi in futuro, perché le mascherine FFP2 sono considerate molto costose. Ora va detto che quelle chirurgiche come quella che indosso io rappresentano lo standard stabilito dal CTS, però sui mezzi pubblici avere le FFP2 darebbe ancora più garanzie. Cercheremo i soldi per conto nostro, come abbiamo fatto già in qualche occasione, e proveremo a distribuire un certo quantitativo agli studenti. Intanto però abbiamo parlato con i ragazzi del Sassetti Peruzzi anche del tema del Green Pass, e vi dico che la stragrande maggioranza degli studenti è favorevole all'obbligo del Green Pass sull'autobus, sui mezzi pubblici, e mi pare ragionevole questo, non vedo perché si debba esporre il Green Pass nei ristoranti, nei bar, nei cinema, nei teatri, nei musei, ovunque tu vada, e non sui mezzi pubblici. La difficoltà è sempre stata il controllo. Il controllo, ragazzi, è la cosa più facile del mondo, esporre un QR code con una macchina e un lettore e hai fatto, cioè credo ormai il cellulare lo usiamo per qualunque cosa, tra un po' ci facciamo pure il caffè col cellulare, non vedo tutto questo problema a verificare il QR code del Green Pass. Io sono dalla parte degli studenti fiorentini, sì al Green Pass sui mezzi. E ora i nuovi positivi nella nostra regione sono 248, il tasso sale all'1,35%, 5 i morti. E a Firenze il sindaco Nardella ha annunciato il divieto di fumo nei parchi, forse anche all'interno degli stadi.
E noi siamo andati a sentire, anzi Caterina Gonnelli è andata a sentire cosa ne pensano i cittadini, se sono favorevoli o no. Vediamo. Lo sa che tra qualche mese non si potrà più fumare davanti alle fermate dell'autobus, della tranvia, negli spazi verdi? Se si deve fare, si starà in casa a fumare. Almeno allo stadio senza sigaretta? Sì. Lei è un fumatore? Sì. Quindi ecco, riesce a resistere? Sì, 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 riesco a resistere a non fumare comunque. Quelle ore lì, due ore, queste sono la partita, insomma uno può anche resistere. Però se si fuma per me è meglio, poi se decidono di farlo, anche adesso per esempio nell'area ospedaliera non si può fumare, anche all'esterno, quindi... Una decisione che io vedo dal mio punto di vista un po' eccessiva, dato che siamo all'aperto... Ma per il bene del pianeta e della salute personale? Per la salute personale sono d'accordo, per il pianeta non so quanto possa influire. Assolutamente non è giusto, perché normale gente che sempre usare treno, tutto, tutte autobus, treni, tranvie, sempre, non è giusto comunque. Va bene, per conto mio va bene. Secondo me non è giusto che non si può fumare alla fermata della tranvia così, perché alla fine ti fumi la tua sigaretta, te la butti nel cestino così. Io non fumo, però capisco, per le altre persone secondo me dovrebbe essere così. Non mi sembra giusto che non devi vietare di fumare davanti alle fermate, perché non è giusto, è un'area aperta, capito? Casomai nello stadio ci sta. Ma nemmeno allo stadio sembra che, insomma, si stia valutando anche questa possibilità. Sarà un po' difficile. Quindi lei trasgredirà. Per forza, se sono fumatore che devo fare? Con il telegiornale mi fermo qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio a tutti, arrivederci.